Il progetto della palestra in acqua, come viene chiamata la futura piscina che i sei paesi dell'Unione dei Comuni della Presolana costruiranno a Rovetta, è ormai realtà. Sono infatti iniziati i lavori di realizzazione che, secondo gli accordi, dovranno terminare entro settembre 2010. Una zona, quella dell'agro di Rovetta, scelta per l'ampiezza e per la vicinanza con il resto dei paesi dell'Alta Valle, Clusone compreso, che partecipano al progetto. Sette i comuni coinvolti, con la partecipazione della comunità montana Alta Valseriana e della regione Lombardia. Per il progetto sono stati investiti 2.500.000 euro da parte dei comuni, ai quali vanno aggiunti i 750.000 euro che investiranno le imprese di costruzione. Il coordinamento sarà affidato all'Unione dei Comuni attraverso la Costituzione di un comitato composto dai sindaci e da un rappresentante della comunità montana. La costruzione sarà dotata di accorgimenti per il contenimento energetico, il riciclo dell'acqua ed è stato approvato con soddisfazione anche dal Consorzio Forestale della Presolana il progetto di un impianto a biomassa per la produzione di energia. Inoltre sono previsti il superamento delle barriere architettoniche, anche sensoriali, e tavole esplicative in braille con la specifica delle attività sportive e ricreative possibili all'interno della struttura.